Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sì ragazzi, siamo arrivati anche noi su Clash Royale, finalmente. Purtroppo ragazzi sono stato al mare fino a ieri e sono appena tornato e appena ho avuto un momento libero ho registrato. Eccoci qui ragazzi, io ho già un account, poi che bello che ho avviato. E oggi proprio ragazzi sono arrivati i risultati della battaglia. Sapete che ogni settimana c'è la battaglia che voi vi scontrate con altri clan, la vostra nave. E siamo arrivati primi, per cui ho deciso di tenermi il baule e aprirlo proprio con voi in diretta. Andiamo all'apertura di questo baule dove dovremo, e anzi dovete, per cui lasciare un bel like, iniziare a seguirmi e ovviamente attivare la campanellina. Apriamo questo baule ragazzuoli e sicuramente dentro ci troveremo una leggendaria. Apriamolo subito. Eccolo qui, 5 carte. Abbiamo trovato 2730 di oro. E poi seconda carta troviamo 300 sgherri, molto buono. 78 arieti da battaglia, 9 boia, ci sta. Ed ecco a voi la leggendaria. Ma prima ragazzi vi ricordo che su Clash Royale uscirà un video a settimana, per cui un nuovo episodio. E da oggi inizieremo veramente la scalata verso le 6000 coppe. Per cui ragazzi seguitemi, lasciate un bel like e ovviamente attivate la campanellina, che se va benissimo questo video ve ne carico 2 in questa settimana. Per cui ragazzi, se va bene questo video, venerdì uscirà un altro video subito di Clash Royale. Se no ne uscirà un altro martedì prossimo. Ok ragazzi, carta leggendaria strega madre, ce l'avevo già io ragazzi, ho completato tutte le carte, ho tutte le carte, ma buono perché potremo potenziare la nostra strega madre, sarebbe quella che trasforma tutte le truppe in dei maiali. Allora ragazzi, io ho già le mie difese attivate, andiamo a posizionarci nelle difese del mia nave. Ok, non si può ancora fare, però procediamo subito. Ragazzi, ci troviamo a 4663 coppe, livello 10, e siamo con questo mazzo qua. Ragazzi, questo non è il mio mazzo principale, ma visto che il titolo appunto si chiamerà di questo video il deck perfetto, ecco a voi il mazzo perfetto per livellare. Con questo deck riuscirete a fare da arena 10, quando appunto troverete il gran cavaliere, fino ad arrivare in arena leggendaria in modo easy. Io ragazzi l'ho messo ormai da 5 settimane questo deck e appunto ho scalato circa di 2000 coppe. Dalle 3000 sono passato alle 4600 in modo easy e facile raga. Riuscirete a scalare veramente facilissimo. Apriamoci il nostro baule ovviamente leggendario. Un jolly buonissimo, stiamo trovando questi sgherri. E andiamo a farci una partita ragazzuoli. Ok ragazzuoli, siamo in partita. Abbiamo uno di livello 11 a 4659 coppe. Alle mie stesse coppe. Andrei in copertura con un mini pecca. Non sprecherei gli sgherri, tanto me la tocca lo stesso. E ripartirei con una strega dietro e mini pecca. Sapevo che mi avrebbe messo una difesa aerea. Cerchiamo di andare almeno a fare 400 di danno. Perfetto, non ci siamo riusciti. In questo momento la torre sta attaccando la mia strega, per cui andrei a mettere un bel minatore. Ok, si è difeso abbastanza bene. La strega ha attaccato benissimo la torre e gli abbiamo fatto danni importanti, signori. Andremo a difendere con una Valchiria. Non metterei il Gran Cavaliere, anzi, per le ripartenze. Anche lui, ragazzi, ha fatto danni importanti. Non potevo altro che difendermi. Andrei di attacco letale col Gran Cavaliere, ragazzi. Questo qui è il mio deck. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Secondo me è veramente molto efficace. E chi lo userà di voi capirà che è veramente forte. Ok, non riusciamo manco a toccare la torre con la Valchiria né col Gran Cavaliere. Per cui dobbiamo aspettare un attimo, perché lui adesso si trova in vantaggio di Elisir, avendoci annientato le due truppe più forti del mio deck. Ok, adesso partirei subito di minatore. Ragazzi, questo qua è un deck che attacca molto, per cui se non attaccate non mettetevi questo deck. Non è un deck per niente di difesa, per cui ragazzi se non siete persone che attaccano così tanto è inutile questo deck. Credo che la torre non ce la portiamo a casa, ma quasi. Andrei di barile barbarico per difendere queste truppe, cioè il barile goblin. E aspettiamo un attimo. Io ho le mie carte, queste qua di questo deck sono veramente abbastanza potenziate.
perché io ho il Gran Cavaliere livello 11, la Valchiria livello 10, e per essere in arena quella là, dopo i mascalzoni, adesso non mi ricordo come si chiama questa arena, per essere in arena 14 sono abbastanza potenziate le mie carte. Io direi che se lui aspetta, io aspetto, perché se non fa ciclare il deck non mi può mettere neanche il barile goblin, e direi di aspettare perché tanto la sua torre ha 191 di vita. In ogni caso la butterei giù veramente facilmente. Ma ragazzi, ma che me frega, andiamo all'attacco, tanto mancano 22 secondi. In caso se riuscissimo, mi sa che ha quittato. Mi sa che ha quittato, e allora puntiamo alle tre torri e via. Buttiamo carte a caso, ci portiamo a casa le tre torri, signori. Dai, 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 che manca pochi secondi. Portiamoci a casa queste tre torri. Tre torri a casa, signori. Tre torri a casa. Tre corone portate a casa, 29 coppe, ragazzi. Buonissimo. Passiamo subito alla seconda partita. Ok ragazzi, seconda partita, abbiamo contro un livello 10 con le mie stesse coppe. Perfetto ragazzuoli. Io per questo deck, ragazzi, state attenti perché è un deck che pesa molto. Pesa 4.1. Per cui ragazzi non dovete assolutissimamente perdere Elisir. L'Elisir in questo deck è fondamentale. Per cui se perdete Elisir avete quasi perso la partita. Per cui appena vi arriva 10 buttate subito qualcosa, perché veramente pesa così tanto che se anche perdete 2 di Elisir vi andrebbe a costare la partita. Ok, mi ha difeso molto bene. Dai, dai, almeno un tocco. No, non ce la fa. Mi ha difeso molto bene. Ecco, la, diciamo, la carta che annienta questo deck, la criptonite di questo deck, ed è esattamente il drago infernale. Perché il mio gran cavaliere è una truppa che ha tanta vita. E aspetta ragazzi, che qua mi sa che un po' di concentrazione ci vuole. Butta giù questa torre, butta giù questa torre. Ah, GGGG per lui ragazzi. O comunque, stavo dicendo, la criptonite di questo Zac è esattamente il drago infernale, perché il drago infernale annienta al 100% proprio il mio gran cavaliere. Per cui se non riuscite ad annientare il drago infernale, purtroppo morirete sicuramente. Io direi di andare all'attacco così, abbiamo mini truppe, la strega annienta anche il drago infernale, per cui in ogni caso abbiamo una buona truppa. Io direi di aspettare qualche secondo e mettere subito i pipistrelli. Grazie. Ragazzi, la torre centrale non la facciamo, però siamo in vantaggio, siamo in vantaggio. Ok, lui va sempre di questa coppietta molto vincente. Ok. Siamo sempre in vantaggio, ragazzi. Buono! Buonissimo, ragazzi, buonissimo. Ok, non so se è riuscito a far ciclare il... Sì, l'ha già fatto ciclare. Devo buttare giù per forza sta Valchiria al volo. Ok, è riuscito a far ciclare il drago infernale. Ok, che è buono. Buono. È riuscito. Aspetterai qualche secondo. Ok. Difenderei un attimo di qui perché la Princess è una truppa cattiva. Ok. Adesso ripartirei con l'attacco. In ogni caso, anche se mi piazza i cosi, c'ho la... Non facciamoci fare manco la torre. Ok. Ok, sono in un punto molto difficile, ragazzi, perché la mia torre, siamo praticamente nessuno dei due in vantaggio. Ok, mi ha recuperato il vantaggio. Credo che il gran cavaliere non va a attaccare di là. Ok, avevo messo male, va bene così, meglio così. Riesce a far ciclare subito il coso. Dai gran. Mancano due hit e ci portiamo altre tre corone a casa. Con questo deck qua, ragazzi, vincerete tutte le partite. Io ve l'ho detto, ragazzi. Altre 30 coppe in saccoccia. E stiamo per andare verso l'arena leggendaria. Questo qua, ragazzi, era il mio record di trofei.
sono sceso molto, però ragazzi ci troviamo a 4722 coppe e sono sceso da 4810. Ovviamente in tutti questi video di Clash Royale andremo a cercare le 6000 coppe. Ragazzi, procediamo subito con la terza e ultima partita di questo video. Ok ragazzuoli, ci abbiamo contro un livello 9. Ok, JaVivi 122. Perfetto ragazzi, livello 9 non dovrebbe essere... Ah, però ragazzi, mai parlare prima. E questa qua è una legge che io devo imparare, perché la scintilla non è così forte, perché se gli metto un gran cavaliere la sposta. Però no, raga, non devo parlare. Ok. Ok, forse riusciamo a difenderci discretamente. Mamma mia che difesa, signori. Riusciamo a difenderci discretamente. Ok, questo qua è un livello 9, ma le carte bene potenziate. Ok, riusciamo a difenderci discretamente. Se riuscissimo a fare le tre corone ancora, sarebbe molto figo. Ok, buttato giù veramente facilmente. Aspetterei un attimo prima di ripartire. Ma chi se ne frega, raga. Facciamo così. Abbiamo il tank che assume danni e il minatore. Perfetto. Non è andata in porto. Almeno un tocco della torre me lo doveva fare io. Ok, se devo prendere dei danni con la Valchiria, devo difendere per forza quella scintilla, perché al 90% lui mi tirerà sicuramente il Gran Cavaliere. Voglio aspettare che mi entra almeno dopo il ponte. Esatto. Devo prendere qualche danno. No, ce la faccio forse a difendere. Ok, forse ce la faccio a difendermi. Perfetto. Ok, sono riuscito a difendermi. Niente il Gran Cavaliere, però la nostra difesa noi l'abbiamo fatta. Qua è difficile. Qua raga è difficile. Anche qui ragazzi forse devo prendere dei danni con la Valchiria, perché al 90% mi mette la scintilla. Ho capito il suo attacco. Diciamo non dobbiamo impanicarci ragazzi. È recuperabile, eh? È recuperabile. Non è finita la partita. Non è ancora finita la partita. È recuperabile, ma non dobbiamo... Ragazzi, bravo. Aveva un deck... GG ragazzuoli, GG. Meno 26 coppe. Facciamo l'ultima, ragazzi. L'ultima partita per ritornare alle coppe di prima. Diciamo che aveva veramente un deck molto difficile contro il mio, perché aveva la scintilla, aveva proprio un mazzo che tankava al 100% il mio. Me lo distruggeva. Proviamo a fare l'ultima partita e vediamo se riusciamo a recuperare qualche coppa. Se no ragazzi, dopo questa ci salutiamo. Ok ragazzi, io partirei con l'attacco violento qua, perché ho fatto tre partite a pensare prima di attaccare e non sono servita tanto. E allora adesso si va con l'attacco violento. Ok. Ok, me l'aspettavo. Me l'aspettavo. Ok. Ragazzi, siamo sotto torre. Se arriva... Ok, la torre è fatta, ragazzi. Io lo dico e qui lo dico, perché ragazzi, se la Valchiria arriva sotto torre, la torre è fatta. Mi sa che qua, ragazzi, ci portiamo le tre coppe a casa veramente easy. Cioè, le tre corone, scusatemi. Mi sa che le portiamo a casa easy? Vediamo. Non lo so, ragazzuoli. Se il Pekka mi fa un altro tocco... Buono, 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 buono. Tanto mi sa che il tipo ha quittato, fra. Ah beh. Mi sa che lui ha iniziato adesso a giocare. Però gliela... Cioè gliela... Mi sa che non arriva manco in torre. Ah no, arriva perché c'è la furia. Però ragazzi, tre corone a casa. E mi sa che qua si va per le 30 coppe. Esattamente ragazzi, 30 coppe. Siamo aumentati. Abbiamo 20.000 d'oro. Possiamo potenziare i nostri pipistrelli fino al livello 11, ragazzuoli. Pipistrelli al livello 11. Questo qua è il mio deck, ragazzi. Fate gli screenshot.
usateli e mi raccomando scrivetemi nei commenti se è veramente forte, come dico. Ma è veramente forte perché abbiamo fatto 4 partite e di 4 partite ne abbiamo vinte esattamente 3. GG ragazzuoli, noi ci vediamo con un prossimo video o una prossima live. Bella raga! Comunque ragazzi, passate anche su TikTok che mi trovate in live praticamente ogni giorno su Clash Royale. Bella raga!